Lo streaming, questo non serve allora. Io non ho bisogno di YouTube perché sennò andiamo in conflitto. Quindi, tolgo, tolgo il mio YouTube. come mai qua ho perso la mia cosa ecco, te. ecco qua ok e tu come mi vedi oh, ora no, il tempo di arrivarci tu segui la serata allora che ora è le nove mm -hmm. Allora, se qualcuno ha una, una domanda, visto che la, la volta scorsa avevamo una serata di domande e risposte, se c'è qualche domanda che è rimasta in sospeso, se qualcuno vuole fare una domanda, la, la può fare. E se no, io dopo comincio il nostro, il nostro argomento. come mai tutte queste cose mi arrivano su, su... allora ci sono dei microfoni a spegnere quindi. allora un attimo che spegniamo i microfoni ok Perfetto. Ma, però questo qua non dovrebbe venire su, su in mezzo. Allora. Bene. Vuoi che lo metto più in là? Metto il microfono di qua. Allora, scusate che dobbiamo fare un po' siccome è la prima volta che abbiamo tutta questa attrezzatura e quindi dobbiamo un po' organizzarci. Allora, dobbiamo ringraziare. La famiglia Bernardi sì. per tutta questa attrezzatura. Bene. Certo, io non so dove, dove vedere le domande. E le domande normalmente c'è una, una chat laterale che viene fuori su YouTube. niente. Tu fai libero. Allora, eh, buonasera a tutti e questa sera, se non ci sono domande, eh, parlerò di un argomento eh, che mi è stato richiesto e eh, dico subito che non sono un esperto di questo argomento, però posso Posso condividere quello che, uh, quello che so e quello che ho sperimentato. Dunque, um, parliamo prima del, um, de, de, del fatto che abbiamo oltre a un corpo fisico, abbiamo anche um, qualcos'altro. Questo qualcos'altro uh, si, si ritrova in tantissimi scritti, in tantissi, da in tantissimi autori, da tantissimi maestri illuminati, che uh, tutti parlano di questi, questi altri corpi, i cosiddetti corpi sottili. Abbiamo anche uh, Rudolf Steiner che ne ha parlato. Ognuno ha uh, un po' la sua, la sua nomenclatura. Uh, e, e quindi la nomenclatura che userò io non, è, non, non credo che sia uh, identica, corrispondente a, a quella di, uh, di, di Steiner. Comunque uh, facciamo, cerchiamo di essere abbastanza elastici. Nel, nei nostri, uh, nelle nostre terminologie. Allora, um, c'è so, un libro che avevo letto uh, tanti, tanti anni fa, che aveva come titolo Il terzo occhio. È un libro uh, che, che racconta un, un viaggio di una persona che, che è andata in Tibet. E che ha frequentato uh, una, dei, dei monaci buddisti tibetani e, uh, e ha parlato di, di tutte queste sue uh, esperienze. Uh, allora c'è qualcuno che mi ha mandato un messaggio, dice ho invitato persone che non vi conoscono e mi chiedono chi siete. Allora comincio per presentarci. Allora uh, io sono Pierre. Pier Pellizzari stasera ho la bocca un po' storta perché sono appena andato dal dentista. Um, e i, la, la bella fanciulla che accanto a me si chiama Imma, Imma 40, che uh, è mia moglie ed è anche lei naturopata. E, uh, diciamo che da, da 10, 12, 13 anni uh, lavoriamo assieme. E io praticamente dal 2000 uh, mi occupo di, uh, esclusivamente di, di ah, dal 1995 in realtà, di terapie. E um, cerco sempre di condividere quello che scopro, quello che mi appassiona e cerco di condividerlo in un modo molto semplice e divulgativo. Mi sono all'inizio specializzato in riflessologia plantare e in alimentazione, e, e poi facevo anche uh, un massaggio che si chiama Osho Prana Healing. Di cui parlerò dopo perché uh, ci va di mezzo, diciamo, il corpo eterico e, e l'aura di una persona. E poi andando avanti ho continuato a, a studiare e a sperimentare a fare tantissimi percorsi di consapevolezza e, e a lavorare più o meno a 360 gradi su, su me stesso finché un giorno sono ho scoperto la, la, la nuova medicina del dottor Hammer, la, le leggi biologiche. Già in quel momento lì avevo parecchie persone che mi interpellavano per problemi di salute serie e, e gravi e quindi um, quando ho scoperto le leggi biologiche per me è stata proprio un'illuminazione e da quel momento lì è diventata la mia, la mia passione la, uno dei miei interessi principali la divulgazione di, di, queste, di queste leggi biologiche e um, Dopo so, ho, ho scritto anche nel frattempo, durante il percorso, ho scritto dei libri e uh, sono andato anche all'estero, sono andato in Etiopia e più che altro sono andato in Perù dove uh, in, applicano molto uh, tutte le mie scoperte, le mie, uh, non sono invenzioni mie, sono, diciamo... Scoperte, nel senso che ho ripreso qualcosa che qualcuno aveva già eh, creato e ehm, in Perù o mentre stavo in Perù eh, ho lavorato molto con l'acqua di mare, il sale marino integrale che è diventata la mia seconda passione quindi in questo momento quello che più mi, mi interessa mi sta a cuore sono proprio le leggi biologiche e il sale marino integrale. Uh, in, in, oggi uh, parleremo di, uh, di qualcos'altro che comunque ho dovuto uh, per forza delle cose frequentare e scoprire e anche verificare. Quindi uh, torno Torno su, sull'argomento di oggi. Quando uh, ho iniziato il mio percorso, ero in Ecuador, dove uh, lavoravo in quel momento lì come ingegnere minerario in una miniera, ma sotto la forma di, di volontario. E in quell'occasione sono andato a Machu Picchu e a Machu Picchu ho incontrato un, uh, un signore messicano. Che eh, sembrava un signore abbastanza insignificante, però mi ha invitato a andare eh, in Messico. Non dovevo andarci, però le, le cose si sono son successe in modo tale che mi sono in in Buonasera. Son, Buonasera. mi sono ritrovato in un aereo che faceva per forza scalo. In, in Messico e quindi quando sono arrivati in Messico sono andato a trovare questo signore che adesso è, è deceduto che si chiamava eh, Ernesto spegel e questo signore eh, mi, mi ha fatto una specie di iniziazione assieme a, a mia moglie mi ha, ci ha chiusi in casa sua per cinque giorni e per cinque giorni ci ha parlato proprio di, di aura Uh, di energie, di uh, bilocazione e di cose del genere. E quindi si è aperto un, un mondo per noi. E durante questi giorni ci ha fatto fare delle, de, dei giochi e delle visualizzazioni di, di energia, um, e, e durante il tempo che siamo stati con lui, siamo stati in grado di vedere, di visualizzare l'aura attorno alle persone e eh, con lui, face, lui ci faceva delle domande e noi rispondevamo e quindi lui faceva delle verifiche su quello che noi vedevamo. Poi però dopo siamo tornati in Europa e abbiamo completamente dimenticato tutta questa storia e siamo stati presi dalla necessità della sopravvivenza e bisogna dire che queste capacità vanno coltivate, vanno mantenute attive attraverso esercizi di meditazione, attraverso proprio esercizi di visualizzazione. Tant'è che dopo, per la sopravvivenza, io ho fatto il traduttore tecnico. E ho avuto l'occasione di un'azienda padovana che mi ha chiesto di accompagnarli in Messico per fare il traduttore in una trattativa commerciale, e uh, con l'occasione sono tornato a vedere a, a far visita a Ernesto Spegel, e quando mi ha visto, era molto contento di vedermi, e ha anche potuto. Dirmi delle cose che io avevo fatto mentre ero lontano, quindi come se fosse stato in collegamento con me, e poi mi ha un po' messo, sfidato chiedendomi di uh, creare un fascio di luce, eccetera. Un esercizio che facevamo spesso con lui, e devo dire che sono stato molto, molto scarso in questo esercizio. E quindi lui si è un po' arrabbiato. E dicendo ma non avete non, non hai sviluppato niente eccetera e quindi dopo sono tornato in Italia e, e poi ho, ho, mi sono avvicinato alle comunità di, di Osho soprattutto andando a Miasto sono anche stato in India però soprattutto ho frequentato la comunità di Osho di Miasto Miasto che è in toscana Uh, uh, vicino a, a Grossetto, nella zona di Grossetto. E um, nel, nei, quando ero nell'ambiente Osho ho fatto il corso di Osho Prana Healing. Il corso di Osho Prana Healing uh, è un, 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 un insegnamento di un trattamento che uh, prevede un lavoro sul corpo fisico. Sul corpo eterico e sul corpo astrale, e quindi lì ho ripreso contatto con questi, questi corpi. Allora, per l'ambiente nel quale io ero, quell'ambiente dello Shoprana Healing, il corpo fisico è quello fisico, quello che tocchiamo, quello che ci possiamo toccare e massaggiare. Il corpo eterico è un, un corpo che sta, diciamo, in un ambito, in una distanza di due, due centimetri, tutto attorno al corpo. Questo sarebbe il corpo eterico, in quella, in quella in, diciamo, in quell'ambiente lì. Poi abbiamo il corpo astrale, che invece sarebbe la nostra aura, la nostra aura che possiamo uh, aumentare, nutrendola attraverso la respirazione e attraverso uh, la meditazione. E nell'ambito del, uh, dello soprana healing, uh, devo dire che uh, riuscivamo a fare degli esercizi uh, interessanti dove uh, mettendo due persone che lavoravano nello stesso modo a, a una certa distanza, potevamo... Uh, aumentare la nostra aura eh, fino a magari andare anche a 5, 6, 7 metri di distanza e la, la persona, eh, l'altra persona era in grado, avvicinandosi a, a noi, a me, era in grado di percepire dove cominciava la mia aura. Quindi quest'aura creava una specie di spazio attorno, attorno a me. E um, quindi, quando si facevano le sessioni di Osho Prana Healing si lavorava a, a questi tre livelli e uh, dando anche un'attenzione un particolare ai chakra, i chakra dopo cercherò di, di parlarne. Poi, uh, un po' dopo ho oh, incontrato in uh, Don Juan de los Reyes, che uh, è, è un, uh, un sacerdote della tradizione andina, uh, e ha scritto un libro che si chiama Camminando nel cosmo vivente, Camminando nel cosmo vivente. In questo libro lui spiega tutta la, la tradizione uh, andina. La tradizione andina sarebbe una specie di, di religione, uh, de, diciamo che era uh, praticata, che sono le conoscenze esoteriche delle popolazioni che vivevano sotto gli Incas o con gli Incas. E uh, in, questa, in questo percorso con: uh, don Juan de los Reyes, uh, abbiamo uh, lavorato molto su, sul, uh, sul, sulla percezione dell'aura de uh, e uh, ci, ci, ci faceva percepire l'aura di, delle piante, l'aura di, di, di un bosco e in quel periodo lì uh, riuscivo a, a, a vedere attorno agli alberi una specie di in una modalità cristiana potrei parlare una specie di aureola attorno agli alberi e um, addirittura uh, si può vedere l'aura la, di una città una città crea una specie di di bozzolo di energia e uh, Avvicinandosi in macchina a una città, eh, quando si è in, uno, in un certo stato di liberazione, si riesce a visualizzare eh, l'aura di, di questa città. Tutto questo sono, sono tutti esercizi che andrebbero praticati in modo molto assiduo e, e che allora, man mano, più uno li, li pratica. Più, più è in grado di, di avere queste percezioni. Mi, mi è capitato ogni tanto di vedere Laura di, di una persona o di, di, di qualche persona, però normalmente non, non la vedo e non, devo dire che non è che cerco di vederla, perché mi sembra di essere un po' un'invadenza, però mi è capitato di, due volte di vedere Laura di, di persone che era proprio nera e uh, queste persone uh, due giorni dopo erano decedute uh, di, di una malattia di una patologia e, e che, che non era prevista e di fatti uh, in tutti i lavori che, che ho fatto uh, ci tutti mi hanno sempre detto che quando abbiamo un, un, un una malattia, questa malattia si annuncia già a livello dell'aura, si può già intravedere una macchia o qualche disturbo attorno nell'Aura che c'è attorno alla persona. E di fatti, quando si fa lo Shoprana Healing c'è un momento in cui si va attorno alla persona. E con cercando di percepire l'aura uh, intuitivamente si va a ripulire delle zone dell'aura, uh, e, e oppure si, 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 si va a, a, a smuovere l'aura attorno alla persona nelle zone che si, si ritiene o si sente che sono uh, perturbate. Uh, con uh, e, e, e Spegel. Uh, mi ricordo che noi quando eh, ci ha, ha portati in città a fare degli, degli esercizi e quando vedevamo una, due persone che litigavano, eh, ci concentravamo e visualizzavamo l'aura attorno alla persona e praticamente con lo sguardo eh, catturavamo quest'aura e poi la spostavamo e la, la abbandonavamo nel, nel vuoto. In un'altra direzione uh, ci concentravamo e E, su, e, e su abbiamo, di... abbiamo potuto osservare che uh, le persone, quando noi facevamo questo tipo di, di lavoro, di operazione, le persone subito smettevano di, di litigare. E quindi era, era molto, molto interessante, insomma, era anche appassionante fare, fare queste cose. Uh, poi uh, se, se dopo andando avanti um, ho, ho cominciato a leggere dei libri e a sentire delle storie di uh, viaggi fuori dal corpo e quindi uh, uno si, si rende conto che c'è un'altra dimensione ancora, oltre a questo corpo eterico e questo corpo astrale, c'è ancora un'altra dimensione. E questo uh, lo riscontriamo in tutte queste persone che hanno avuto un'esperienza di, di premorte e che sono state in grado di uh, visualizzare il, il loro corpo uh, dall'alto o, o fuori. Uh, persone che uh, sono riuscite a andare uh, in, un, in un altro posto Uh, e che hanno avuto visualizzato qualcosa che succedeva in un altro ambiente nel quale loro non stavano e che hanno potuto uh, uh, veramente um, vedere dei dettagli che, se, che avrebbe, nessun altro avrebbe potuto vedere se non fosse stato proprio andato lì. Quindi, uh, c'è. Oltre al nostro corpo eterico astrale, abbiamo uh, questo corpo che io chiamo il corpo dell'entità. Dell abbiamo questo, questa entità che uh, possiamo uh, viaggiare e che uh, è, molto, è illustrato molto bene nel film uh, Nosso Lar. È un film brasiliano. Che racconta uh, le, le visualizzazioni di un uh, personaggio che si chiama chico javier chico javier e il film si chiama nosso l'ar e in questo film che si trova anche su youtube uh, gratuitamente in questo film lui uh, racconta di questo medico che uh, è, è deceduto e che ha fatto un'esperienza in un mondo parallelo, che cristianamente diremmo purgatorio e paradiso. E, e quindi uh, e, ha, ha fatto questo. Questa, ha descritto molto bene questa, uh, questo corpo di, di entità che, che abbiamo. E, quello che possiamo dire è che uh, il corpo uh, eterico, il corpo astrale e il corpo fisico li possiamo considerare come uh, materiali. Materiali nel senso che quando la persona uh, muore, questi corpi si, si spengono e, uh, e quindi. Um, quando moriamo rimane, rimane solo uh, questo corpo entità. Però questa entità uh, è, è comunque ancora legata a noi e comunque fa comunque ancora parte della nostra, chiamiamola, personalità. Uh, però c'è ancora qualcos'altro al di là di questo. Al di là di questo c'è <coughs> quello che potremmo chiamare. Uh, la nostra anima, la nostra anima che uh, è, è, si potrebbe quasi dire che fa parte del, del, dell'universo energetico e, e quindi uh, questa dimensione nella quale c'è la, noi scom, scompariamo e non ci interessa più niente del, uh, del, nostro, del nostro presente, della no, del nostro passato, mentre l'entità rimane ancora legata uh, a, a, a noi stessi, ai nostri ricordi, uh, invece la nostra anima è, 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 è puro amore e allora uh, penso che le persone che sono cosiddette illuminate sono persone che riescono uh, riescono a andare um, in contatto proprio e, e entrare in questa dimensione di, di anima e, anche quando noi abbiamo l'esperienza di, di fare quello che si chiama un, un satori, un satori sono questi momenti di illuminazione che ci possono uh, accadere in, uh, in occasione di, di, di meditazioni o di eventi molto, molto particolari, sicuramente andiamo nel nostro corpo astrale e poi andiamo, in, andiamo prendiamo contatto con la nostra entità e però andiamo ad assaggiare anche lo spazio che io chiamo quello quello dell'anima in una in una serata precedente di quelle che ho fatto all'inizio durante il lockdown durante ci sì, siamo ancora in lockdown comunque nel primo periodo del lockdown avevo accennato al libro Milioni di farfalle, che è questo libro qua. In questo libro c'era questo eh, chirurgo, eh, neurologo, che eh, aveva fatto questa esperienza di, di, di pre-morte, praticamente era, era deceduto e l'avevano eh, considerato deceduto e lui è, è proprio andato in questo spazio uh, di, 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 di chiamiamolo di paradiso di, di, di nirvana di, uh, di amore totale e uh, quando è tornato uh, su, in vita la sua vita era completamente diversa cioè ha dovuto praticamente rimparare erano, chi erano i suoi parenti, chi erano uh, le, le, le persone con cui viveva e ha vissuto con dei, dei criteri e, e, e dei, dei principi completamente diversi. E quindi ci sono, ci sono tutti questi, uh, questi livelli. Sto anche leggendo, mi hanno fatto conoscere questo libro di, dove si parla di Daskalos, Daskalos che sarebbe un, un maestro che è vissuto a Cipro, che adesso anche lui purtroppo è deceduto. E è, ci sono due libri, c'è questo qua che vi ho fatto vedere che è Omaggio al Sole. E c'è anche un, un libro uh, che si chiama Il Mago di, uh, di Strovolos. Sono due libri che parlano, che spiegano di questa cosa di Dascalos. Dascalos lavora, lavora molto su, questo, su questi livelli del, del corpo del corpo astrale e del corpo e del. del Dell e dell'entità, diciamo, di quello che chiamo l'anima. Un film abbastanza interessante per capire uh, questa, questa dimensioni, queste dimensioni è il film Ghost. Ghost è il, uh, è il film uh, di, dove c'era Demi Moore e. E Patrick, uh, Patrick Schweiz mi sembra come, come nome, e nel quale si vede uh, quella storia di, di quel uh, di, di, di quel marito che è deceduto e che come entità spi spirituale riesce a andare a interferire. Con, uh, con i, la, la vita di sua moglie per aiutare sua moglie e per contrastare i, gli sporchi giochi del suo ex socio. Allora, uh, in, uh, in questo film si, si capisce bene cosa intendo per uh, entità, perché uh, vediamo proprio questi. Uh, questi esseri che sono uh, deceduti e che uh, ancora non sono andati nel, nel livello de dell'anima e uh, sono vaganti, vaganti sulla, sulla terra e uh, in qualche modo non hanno finito il loro percorso sulla terra e cercano di Interferire di intruffolarsi in alcune persone che sono più, più deboli, che non sono centrate, che praticamente se una persona uh, ha, è, è vuota dentro c'è uno spazio che degli spiriti delle entità hanno voglia di uh, so, cioè, vanno facilmente a. Riempire, a colonizzare e dopo, una volta che sono entrate in nella persona, eh, riescono a influenzare le sue azioni e a condizionare la persona, a volte a dare alla persona dei poteri eh, straordinari, ma dopo eh, a questa persona chiedono un contro in controcambio che eh, facciano delle cose che loro nella loro vita non erano riusciti a portare a termine. Quindi uh, è, è abbastanza uh, interessante questo, questo fatto di, di, questa, di questa entità che ci sono uh, in giro nel mondo e, e quindi è molto... Eh, importante che eh, lavoriamo su noi stessi per arricchire il più possibile la, la nostra personalità e, e con delle cose positive. Quando siamo in preda a eh, tante idee nere e tanti problemi, eh, se affrontiamo un problema alla volta, è importante appena riusciamo a liberarci di un problema. Di, uh, di riuscire a uh, riempirlo, sostituirlo con qualcosa di positivo. Uh, questa, questi uh, elementi che possiamo buttare fuori e sostituire con un altro, uh, Daskalos li chiama gli elementali. Questi uh, elementali uh, sono, possono essere dei, dei pensieri, ma potrebbero anche essere delle entità che vengono a colonizzarci, a riempirci uh, il, il nostro spazio. Quindi um, sono, sono tutte uh, conoscenze che uh, tanti maestri uh, di, divulgano e uh, con le quali loro lavorano. E questi maestri sono in grado di, uh, di entrare in contatto con uh, l'aura delle persone e uh, di uh, entrare in contatto con le vibrazioni delle persone e riuscire a indovinare uh, la personalità della persona. E di i, i pensieri. Dopo c'è anche la possibilità, eh, quando si arriva a un certo livello, di eh, fare viaggi extracorporei. E abbiamo l'esempio italiano più noto, che è quello di Padre Pio, padre Pio che era in grado di fare la, la bilocazione. Quindi Padre Pio era in grado, mentre era in un posto uh, dove, dove la gente lo vedeva e poteva conversare con lui, era praticamente in grado di sdoppiarsi e spostarsi a distanze che non, non sono più la, la, la nozione di, di distanza perde il suo significato perché eh, quando si va in questa dimensione si, va, si può andare anche dall'altra parte del mondo e apparire in una stanza, in un posto, dall'altra parte del mondo e eh, interloquire, agire eh, con queste persone eh, che eh, diranno che eh, c'era Padre Pio con loro in tale giorno, tale ora. E quando si vanno a confrontare le due, le due cose, eh, si, ci si rende conto che, eh, sono, che, che la stessa persona era in due posti diversi contemporaneamente. Quindi c'è proprio questa bilocazione. E ci sono eh, degli altri personaggi che, che hanno fatto questo. In un mio libro parlo di un certo Monsieur Philippe. Monsieur Philippe, anche lui era capace di fare questi viaggi di, di bilocazione. Ho, ho parlato anche una volta del, del libro che, um, che mi ha veramente appassionato, che però purtroppo è fuori stampa, che è il, uh, Lo spirito dell'Himalaya. Ho, ho ancora due o tre copie e basta. E, um, ho chiesto all'editore se, se mi cede i diritti perché è veramente un libro che secondo me vale la pena eh, leggere. E quando ho letto questo libro, Lo spirito dell'Himalaya, sono stato così preso che ho fatto di tutto per poter andare a incontrare il suo autore. E difatti, alla fine sono riuscito. E, e quindi ho avuto il, il privilegio di uh, stare nel suo ashram e di passare nel suo ashram 15 giorni e con la, il, il grande privilegio di parlare con lui uh, di stare con lui per un'ora ogni giorno e uh, quando a un certo punto gli abbiamo parlato del suo libro e uh, gli ho detto che era un libro che veramente mi aveva impressionato, e uh, che c'è un episodio proprio che, che mi sono messo a piangere leggendo questo libro, e, e lui mi ha detto: mi ha chiesto: Ma tu hai letto uh, il libro di Herman S uh, su, su Buddha, e ho detto sì. Allora mi ha detto: eh, il libro di, di, di Herman Hesse è una storia vera, ma tutto quello che c'è attorno nel libro è tutto inventato, è tutto falso. Il mio libro, invece, è una storia inventata, ma tutto quello che c'è attorno è tutto vero, è tutto avvenuto. Ed è impressionante quando eh, si legge questo libro e immaginare che, uh, che tutto quello che lui racconta, eh, tutti i fatti che racconta, che siano eh, avvenuti veramente. E uh, in questo libro lui parla proprio di uh, uh, questo, questo ragazzo che fa un percorso di crescita e che arriva a diventare un, un, un maestro dopo delle prove molto molto dure eh, nel quale durante le quali eh, eh, risuscita un cadavere e durante le quali riesce eh, istantaneamente a spostarsi eh, da da dov'è eh, in cima a una montagna e quindi Pensare che, uh, che anche Suami Amargiotti facesse questo e che, um, e che ci siano tante persone, tante insomma, che ci siano uh, parecchie persone uh, illuminate o, o grandi maestri capaci di fare questo è, è abbastanza impressionante ed è un, un bel traguardo. Certamente se uno volesse. Uh, arrivare a questi livelli uh, dovrebbe dedicarsi solo a quello e questo me, me ne rendo conto che uh, se, se si è presi dalle preoccupazioni uh, quotidiane e non ci si riesce a uh, dedicare a uh, totalmente a, a, a queste meditazioni, a queste visualizzazioni, è, è difficile, è difficile progredire molto, quindi è, è una, una scelta che uno deve fare nella propria vita e, ed è una scelta che um, non, non, ho, non ho voluto fare, diciamo, eh, perché penso che uh, non è un caso se, sono, se vivo uh, nel, uh, nella città occidentale e se uh, posso avere l'occasione di uh, divulgare e di fare delle cose che, uh, che possono servire uh, a, a stimolare la consapevolezza di, di altre persone. Eh. E perché comunque um, se, se ci sono persone che volessero sviluppare e dedicarsi a quello, uh, dovrebbero diventare quasi degli eremiti e sicuramente uh, credo che sia indispensabile avere un maestro, avere qualcuno che uh, ti può guidare e accompagnare in, in questo percorso. Quindi adesso se ci sono domande o riflessioni a livello di uh, quello che ho detto finora, uh, potete, potete farle. Uh, se non ci sono, vado avanti con quello che avevo pensato di, di fare. Quindi aspetto un po' di secondi per vedere se qualcuno ha uh, qualcosa da dire. Ho da domandare, e poi vado, vado avanti. Bene, allora, adesso volevo parlare dei chakra. Perché um, parlare di chakra? Perché eh, avevo piacere se si riusciva, se si faceva in tempo, uh, a uh, insegnarvi una tecnica di uh, pulizia degli ambienti e pulizia uh, energetica. E per questo ho bisogno di uh, fare un, un richiamo dei chakra. La prima cosa che devo dire onestamente è che uh, i chakra posso solo dirvi quello che mi è stato detto e quello che ne ho letto, nel senso che uh, personalmente non sono in grado di visualizzare i chakra e, e, e ci, sono, ci sono alcuni maestri che dicono di vedere i chakra. Uh, come dei dischi rotanti e, o come delle aperture, eccetera. Uh, no, io non, non sono in grado di questo. Di, posso solo dire che il concetto dei chakra uh, mi, mi, mi piace, mi, lo, sento, lo sento molto giusto. Uh, il concetto dei chakra e eh, dei sono, ci sono nel nostro corpo dei punti sicuramente dove noi abbiamo la capacità di uh, concentrare energia e dove possiamo dirigere energia per esempio quando noi facevamo uh, il, lo soprana healing o quando ancora si fa lo soprana healing uh, abbiamo uh, la, la consapevolezza che nel, nel centro della mano possiamo emettere un, un raggio di, di, di luce eh, per aiutare eh, una persona o per mandare energia a una persona. E, quindi abbiamo dei chakra eh, nel centro delle mani, abbiamo tanti chakra, però eh, la tradizione indiana ne posiziona, eh, ne, ne vede sette. E, Uh, la, cosa, la cosa interessante, la cosa strana, è che proprio uh, andando a frequentare uh, Alonso Del Rio. Alonso del Rio, è questo maestro che ha scritto questo libro, I quattro altari, e un libro che ho tradotto io assieme a un'altra persona, uh, e um, in questo libro lui parla molto dei, dei chakra, ma soprattutto dei, dei chakra più, più bassi e uh, lui eh, racconta proprio che ha incontrato un, uh, un, uno sciamano in Sud America e che uh, questo sciamano... Uh, aveva uh, era in grado di, di, cioè gli ha parlato dei chakra, gli ha parlato di centri energetici senza sapere niente perché era uno sciamano di una tribù uh, dei Keros, una tribù diciamo senza conoscenze sul, su quello che succede in India o nell'Oriente, ma è stato in grado di descrivergli i chakra uh, in un modo identico e molto simile a quello che, uh, fanno, quello che dicono nel, nell'Oriente, gli indiani. Quindi uh, sicuramente questi centri energetici uh, esistono e hanno una, una funzione. Hanno una funzione di collegamento e apertura verso, uh, verso l'esterno. Per esempio, con uh, Don Juan de los Reyes, nella tradizione andina, Uh, si parla di, uh, de, di quello che chiamano lo stomaco spirituale. Lo stomaco spirituale in realtà sarebbe posizionato nel secondo chakra. E uh, in una pratica uh, di, uh, della tradizione andina c'è proprio questa idea di aprire, di aprire il secondo, il secondo chakra, di aprire lo stomaco spirituale per assorbire l'energia di tutte le persone che abbiamo attorno a noi, ma più che altro per assorbire l'energia delle persone con le quali non ci sentiamo in armonia, le persone che nel nostro linguaggio occidentale diremmo che sono persone negative. Invece per la tradizione andina, andina non ci sono persone negative, ci sono solo persone che hanno un'energia pesante. Ma quando si dice pesante è tutto relativo, perché un pesante rispetto a un più pesante è leggero, ha una parte leggera. Quindi se io ho una persona che si sta avvicinando a me e che ha un'energia pesante, se io apro il mio stomaco spirituale e lascio entrare in me la sua energia, questa persona comunque ha nella sua energia una parte che è leggera e io posso arricchirmi di questa sua parte leggera e lasciare andare la parte pesante in giù e regalarla alla pacciamama. e la pacciamama, che sarebbe la madre terra con questa energia riesce a fare dei fiori degli alberi e rigenerare il mondo quindi questa nozione di, di avere un centro energetico a livello del secondo chakra anche nella tradizione andina c'era. Nella tradizione andina c'è anche la nozione di avere un, una specie di apertura verso, verso la, la testa, in cima alla testa, eh, per aprirsi verso eh, l'universo, le, verso l'energia universale. Quindi anche loro considerano un chakra in quella zona lì. Uh, quindi ritroviamo la stessa cosa dell'Oriente nel Sud America. Dopo che, che quelli del Sud America siano stati colonizzati a un certo punto da gente che veniva da, dall'Oriente, questo è ancora un altro discorso che ci, ci porta in, in cose... Uh, che non, non c'entrano molto con quello che facciamo, però eh, posso solo accennare al fatto che in un'occasione di un viaggio in Perù sono andato nel quartiere cinese e eh, abbiamo incontrato un, un personaggio eh, molto importante della comunità cinese che ci ha portato nei su nella sua biblioteca e abbiamo scoperto che aveva dei libri che dimostravano che i, i cinesi erano venuti in, uh, in Sud America ben prima di Cristoforo Colombo e di fatti uh, dopo ci ha spiegato la similitudine che c'è tra la lingua Quechua e la lingua cinese con tanti, uh, tante città del Sud America che stanno sulla costa che hanno un nome uh, di origine cinese che hanno un significato nel loro nome con, con uh, cinese. Quindi insomma, questo solo per dire che ci sono comunque dei punti di, di collegamento tra uh, Sud America e, e Oriente. Bene, allora, uh, i, i, i sette chakra. Uh, il primo chakra è il chakra che è situato alla parte più bassa del bacino quindi uh, tra, tra l'ano e il canale urinario e uh, il chakra dei, dei bisogni essenziali e uh, quindi lo, lo stato più primitivo, primordiale. Poi il, il secondo chakra uh, è uh, il chakra... Del, della riproduzione degli, degli organi, organi genitali e diciamo dove uh, l'individuo da, da singolo e, e primordiale uh, comincia a doversi uh, riprodurre e a crearsi in qualche modo una, una piccola famiglia. Um, e, si potrebbe dire che uh, il, primo, il primo chakra corrisponde al, allo stadio di, uh, di animali uh, completamente uh, senza territorio, senza uh, um, relazioni di, di coppia, senza uh, praticamente come delle, delle Amebe. O degli animali che, che, stanno, uh, che sono acquatici, uh, però poco evoluti. Il secondo chakra corrisponde a degli animali che già sono evoluti e che già uh, possono in qualche modo relazionarsi tra di loro e accoppiarsi per riprodursi. Poi il terzo chakra, ecco che arriviamo alla, alla famiglia e alla, alla tribù. È il chakra dove bisogna affermare il proprio potere, dove bisogna difendere un territorio. E questi sono i tre chakra di, di base, i tre chakra primordiali. Come spiegava Alonso in una, in una bellissima immagine, immaginiamo che ci sia un palazzo, un edificio. Che ha i tre primi piani che sono interrati. E poi c'è un quarto piano che eh, è a livello de, della luce, e quindi sarebbe il pian terreno. E poi ci sono gli altri piani, il sesto, il quinto, il sesto e il settimo, che sono ancora più in alto. Quindi abbiamo eh, gli esseri che sono a livello dei tre primi chakra che uh, non hanno ancora preso contatto con la luce e um, non, non ha, sono nemici, diciamo, di chi andrebbe su a vedere la luce e venisse a dirgli, uh, guardate che uh, su c'è la luce, un po' come nel mito della caverna di Platone, dove ci sono queste persone che uh, sono cresciute, e sono... Uh, allora, il mito della, della caverna di Platone, per chi non, non lo conosce, sono persone che sono uh, sedute su, su delle sedie, su dei banchi e che uh, vivono vedendo solo quello che c'è davanti a loro. E davanti a loro c'è uno, uno schermo che, sul quale sono proiettate delle, delle ombre, delle ombre che sono create da qualcuno che sta dietro a loro ma loro non lo sanno e uh, il mondo di quelli che sono seduti è solamente rappresentato da uh, questo mondo uh, artificiale uh, di, uh, di ombre e uh, quindi questi qua crescono in, questa, in questo modo qua convinti che questo fosse, sia solo l'unico mondo che, che esiste. Poi quando uno di loro riesce a uh, uscire e a vedere che, guardate, che dietro c'è qualcuno e che uh, in realtà quello che noi siamo abituati a vedere non è il mondo vero, ecco che quelli che sono abituati a, 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 diciamo, al mondo oscuro si ribellano contro questo qua e vanno fino anche a, a ucciderlo. Quindi... Uh, e, e un po' se, se un uh, se lo ambientiamo nella realtà attuale, se c'è una un, un 30 persone che sono dei quelli che chiamano i covidioti, quindi persone che sono convinte che tutto quello che gli viene detto attualmente su, su tutta la pandemia, sul covid eccetera e che c'è proprio questo, questo virus che sta per ucciderci eccetera e sono veramente imbevuti di questo, quello che viene da fuori senza mascherina e che mi dice guardate che ci sono delle altre informazioni che dicono il contrario eccetera, questo qua viene Uh, magari picchiato, e uh, come abbiamo visto anche qualche filmato, e comunque non vi viene rifiutato. Quindi uh, abbiamo questi tre primi uh, chakra che corrispondono alle persone che non sono ancora entrate in una dimensione di, di amore. Dopo arriviamo al quarto chakra, il quarto chakra è quello dell'amore dell e della condivisione. È una dimensione molto bella che comincia a, a permettere alle persone di, di realizzarsi. E poi, dal, dal quarto chakra andiamo al quinto chakra: il, quinto, il quarto chakra è situato a livello del, del plesso solare, praticamente a livello del cuore. Poi abbiamo il quinto chakra che è situato nel, nella gola. E che corrisponde all'espressione, alla, all a, a condividere, a, a esprimersi, uh, e poi abbiamo il sesto chakra che sarebbe il terzo occhio, che, che sarebbe qua, e um, lì andiamo nel, nelle intuizioni, nella visualizzazione, uh, e, e poi abbiamo l'ultimo. Il settimo chakra, che sarebbe il chakra in cima della testa, che praticamente non toccherebbe neanche la testa, sarebbe una specie di, di cono che sta sopra la testa e, eh, diciamo, che ci permette di comunicare con il mondo esterno. Questi chakra rappresentano varie tappe di sviluppo e di consapevolezza di ognuno di noi. Um, Abbiamo appena eh, fatto la traduzione del, del libro e venderemo il libro eh, Il ciclo delle tappe evolutive, che eh, c'è il, il manifesto qua del, del libro, la copertina, e che dovrebbe essere proprio pronto la settimana prossima. E ehm, in questo libro proprio vanno a esplorare le varie tappe di sviluppo del, della persona. A partire dalla sua nascita, um, e a quel proposito ho fatto tutta la serie di, di conferenze del giovedì, dove ci sono tutte le tappe evolutive del, del bambino e del, del minorenne, perché le tappe vanno da zero fino a 18 anni. E, e quindi uh, anche lì possiamo andare a fare il parallelismo tra uh, le varie tappe e proprio i, i, i sette chakra. È abbastanza interessante come, come lavoro. Proprio nel libro Il ciclo delle tappe evolutive scopriamo che uh, se una persona non riesce a sviluppare bene uh, il, uh, il, una delle tappe precedenti, quindi se io non riesco a realizzarmi, a sviluppare quello che è il mio primo chakra, eh, pensando ai bisogni essenziali, se non riesco a svilupparli, a soddisfarli, a prenderne consapevolezza, eh, a riconoscerli nelle altre persone, io potrò dopo passare al secondo chakra. Però quando sarò nel secondo chakra non riuscirò a, a, ad essere veramente eh, totale a non avere dei buchi dentro di me. Eh, avrò bisogno di comunque fare un lavoro su me stesso per tornare al primo chakra, svilupparlo in modo ad adeguato e bene per dopo riuscire a, a uh, sperimentare bene il mio secondo chakra. La stessa cosa quando vado nel terzo chakra. Nel terzo chakra, se io non ho vissuto bene la mia sessualità e non ho preso consapevolezza della mia identità sessuale, io arrivo al terzo chakra con dei problemi. Poi quando vado al quarto chakra, se io non posso andare nella dimensione di amore, se non ho sperimentato la dimensione del potere della concorrenza della, della, della lotta uh, è, è un, fa parte diciamo del, dell'evoluzione di ognuno di noi quindi ci sono tutte questi, queste tappe e io non posso andare a fare una condivisione a, a, a cercare di, di, di parlare con le persone aiutare le persone a sviluppare la loro consapevolezza se dal canto mio, io non ho lavorato, non ho elaborato anche il mio quarto chakra, quindi uh, è, è importante anche andare a, a sviluppare il, il, il quarto chakra. E, um, quindi in quel modo lì riesco a, a comunicare e avere questa uh, capacità di divulgazione. Dopo, quando io ho sviluppato bene questa capacità di divulgazione, sono in grado di andare nel sesto chakra, nel sesto chakra, dove riesco a intuire, a percepire, ad avere una consapevolezza tale che riesco a entrare in, in empatia con gli altri. Quindi, questa è una, una fase successiva, e uh, dopo quello c'è. Uh, il, uh, il settimo chakra, che, quello diciamo, è, è riservato a, a persone uh, più, più evolute, più di, di, di un livello che sicuramente uh, è, è, è raro, però ogni tanto si incontrano queste persone ed è sempre lo si percepisce. Eh. Um, c'è un, un video di, dove Osho parla della, della morte e c'è un ragazzo che dice che lui era presente alla, nel momento in cui stava morendo un, un suo familiare e allora dice che il, il familiare il suo parente a un certo punto ha detto che uh, sentiva che stava, stava, uh, che, che si sentiva strano, stava morendo e sentiva strano che aveva l'impressione che uh, oltre al suo corpo fisico ci fosse un, un, un altro corpo che, uh, che lui chiamava un corpo psicologico. E uh, questo ragazzo. Uh, ha detto a questo suo parente uh, questo ragazzo ha detto a questo suo parente uh, guarda uh, è vero tu non sei il tuo corpo fisico uh, abbiamo due corpi e quindi uh, e dice che nel momento in cui ha detto questo l'energia nella stanza è cambiata e uh, questo parente si è Completamente ri, rasserenato perché ha capito che stava morendo e che stava lasciando andare il suo corpo, il suo corpo fisico. E um, Osho, e, e allora chiedeva a Osho se, se era giusto questo. E Osho gli ha detto: Sì, hai fatto molto bene, è stato molto bello ed è giusto che cambia l'energia nella stanza, però avresti potuto fare ancora di più. Avresti potuto dirgli: tu, se riesci a vedere che hai un corpo fisico e che hai un corpo psicologico vuol dire che non sei nessuno dei due vuol dire che c'è qualcos'altro e questo terzo corpo questa terza cosa è la tua anima e dice Osho se tu, tu hai fatto benissimo però se tu avessi potuto dirgli questo Avresti visto che in quel momento lì nella stanza si sarebbe sviluppato una fragranza eh, grandissima. Perché? Perché quando una persona sta morendo, eh, abbandona tutte le sue difese mentali, è molto ricettivo. E quindi, se noi a una persona che sta morendo gli facciamo capire, gli diciamo che non è il corpo fisico, che c'è un altro corpo, e poi gli diciamo che guarda, che. C'è ancora un'altra cosa che è l'anima, la persona lo assimila subito e immediatamente si crea una grande fragranza nella stanza. Quindi eh, c'è questa, questa evoluzione di, di passare da uno stadio a un altro sempre, sempre meglio, eh, sempre evolvendo. Allora c'è una persona che mi dice come si attivano i chakra. Uh, allora, io, uh, come si attivano questi terapeuti che dicono: Io ti apro, un, il, 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 avevi il secondo chakra chiuso, io te l'ho aperto, eccetera, Ma mi lascia molto perplesso questa cosa. Uh, credo che uh, adesso, con l'esercizio le, che io vi, vi darò, uh, credo che in qualche modo, uh, si lavora a livello di ogni chakra e, ehm, e, e come si attivano, si attivano sicuramente andando a, a lavorare sul concetto, su quello che rappresenta ogni chakra e andando a vedere nella propria vita eh, come, come stiamo eh, vedendo e, e implementando il concetto di, di quel chakra allora se ci sono altre domande no adesso vorrei parlare abbiamo sì 10 e 10 abbiamo il tempo per farlo volevo spiegarvi un po questa, questa cosa di questa pratica di di pulizia degli ambienti e di lavoro sui chakra. Allora, per fare questo, questo per fare questo, possiamo metterci seduti con la schiena abbastanza dritta e possiamo chiudere gli occhi e fare respirazioni profonde nella, nella pancia con il diaframma. Quindi inspiro e espiro nella pancia. Le mani cercate di... Uh, tenerle in contatto con le dita tra di loro, eh, nel control mental, nelle pratiche di control mental, eh, dicono che quando uniamo le tre, le tre dita, le tre prime dita, riusciamo a entrare immediatamente in, a livello alfa. In più, se noi portiamo lo sguardo in alto, come se guardassimo qualcosa al soffitto ma con gli occhi chiusi e quindi portiamo lo sguardo in alto e con le dita unite in questo modo eh, andiamo quasi immediatamente a livello alfa. Il livello alfa è un livello di vibrazione del nostro corpo che favorisce tutti questi stati di meditazione e di contatto con noi stessi stando in questo livello alfa riprendiamo contatto con la nostra respirazione nella pancia cercando di tenere la schiena più dritta possibile Esamino tutto il mio corpo e vedo se ci sono delle tensioni nel mio corpo da qualche parte. E se trovo un punto che ha delle tensioni, cerco di visualizzare che ci respiro dentro, nel senso che inspiro nella pancia e poi vado a cospargere con la mia energia vado a cospargere quel punto lì con l'energia che esce col mio respiro rilasso le mie spalle Cerco di tenere la mia testa in equilibrio sulle mie spalle, rilasso la mia bocca, e poi rilasso i miei occhi. Faccio in modo che le palpebre siano lievemente, delicatamente posate sugli occhi. Bene. Allora, adesso sento che il mio corpo in qualche modo sta vibrando. Sento in alcune parti o in tutto il mio corpo come un formicolio una vibrazione. Questo è il mio corpo eterico che è in vibrazione. Adesso faccio un respiro profondo, molto profondo, e poi questa. quando espirerò, quando farò l'espirazione, visualizzerò che questo respiro, quell'energia di questo respiro, fuoriesce dal mio primo chakra, come un cono di luce bianca che va verso il basso, verso la terra facciamo questo primo respiro profondo e visualizzo che la mia parte bassa sotto di me è illuminata di questa luce bianca Faccio adesso qualche respiro tranquillo visualizzando che quella parte lì è illuminata, è immersa in una luce bianca. Poi faccio un nuovo respiro profondo e questa volta espirerò dal secondo chakra. Il mio secondo chakra è tre dita sotto l'ombelico e immagino che dal secondo chakra esce un cono di luce bianca. E i coni di luce bianca poco a poco si espandono come una nebbia e quindi sotto di me... Ormai c'è tutta una nebbia, una nuvola bianca splendente. E adesso, attorno a me, attorno al mio bacino, e tutto attorno a me, ecco che si crea, si genera una nuvola bianca splendente, una nebbia bianca splendente. E faccio qualche respiro con la consapevolezza di avere tutta questa nebbiolina bianca, splendente, attorno a me, sotto di me. Faccio un nuovo respiro profondo. la faccio uscire dal mio terzo chakra il terzo chakra è poco sopra l'ombelico 4-5 centimetri sopra l'ombelico che corrisponde alla base del plesso solare posso fare un altro respiro profondo Visualizzo questa energia che esce dal mio terzo chakra sotto forma di una nebbia, un cono di luce bianca che si trasforma in una nebbia bianca. E quindi dal plesso solare in giù, fino alla terra, c'è una nebbia bianca, splendente. Faccio un nuovo respiro profondo. E lascio uscire questa energia dal mio quarto chakra, il chakra del cuore, il chakra dell'amore. E questa volta esce fuori un cono di luce dorata. Faccio un altro respiro profondo. questa luce dorata si espande, si espande e va a colonizzare tutta la nebiolina che c'era sotto, che da bianca diventa poco a poco dorata, splendente. E sono come in una piscina che mi arriva a livello del cuore a livello dei seni sono immerso in questa piscina di nebbia dorata una nebbia che mi trasmette amore Faccio un altro respiro profondo e questa volta espirerò attraverso il mio quinto chakra, quello della gola, della base della gola. E anche qua luce dorata, un cono di luce dorata che va ad arricchire tutta la nebbia dorata che c'era più in basso. Adesso sono immerso in questa piscina fino al collo. Una piscina di acqua dorata, una nebbia dorata, ricca di amore. Di condivisione, di fraternità. Faccio un altro respiro profondo. Espiro attraverso il mio sesto chakra, un cono di luce azzurra. Celeste. Questa luce celeste va a mischiarsi con la luce dorata. Mi dà la consapevolezza di essere connesso spiritualmente agli altri esseri viventi e faccio qualche respiro lento con questa consapevolezza. E adesso visualizzo che sopra la mia testa c'è un grande imbuto, un grande cono. E mentre adesso inspiro, faccio entrare l'aria, visualizzo che faccio entrare l'aria dell'universo, che è una luce senza colore, una luce ricca. Un'energia, e quando inspiro, faccio entrare questa luce dentro di me e la faccio colonizzare tutto il mio corpo. Facciamo questa ispirazione profonda. E mi permette di mettere in collegamento, in armonia, tutti i miei chakra, tutti i miei centri energetici. Adesso sono un essere energetico e posso visualizzare la mia aura, il mio corpo astrale e a ogni espirazione. Vado a gonfiare questo mio corpo astrale. Immagino di avere una bolla attorno a me, che è tutta splendente, ricca di energia, di questa nebbia dorata, arricchita da questa luce azzurra e poi armonizzata con questa luce indefinibile. E visualizzo che ho questo. questa sfera attorno a me, che mi accompagna e mi protegge. Adesso quando ho questa consapevolezza. Posso aprendo gli occhi, andare a, nelle varie stanze della mia casa, ma mantenendo questa energia, vado nelle varie stanze della mia casa e in ogni stanza faccio un respiro profondo. Portando, abbassandomi, vado a prendere l'energia dal basso e. E poi la, la butto fuori e riempio tutto lo spazio di questa energia che io ho generato. E non ho bisogno di rifare tutta la meditazione. Con questo stato io posso andare in ogni stanza della mia casa e purificare e lo spazio e generare... Lo spazio e sentirò proprio. Ci saranno magari persone che arriveranno nella mia casa e che sentiranno che l'energia della mia casa è cambiata e posso fare anche questo esercizio, qua. Una volta che io sono carico e che ho armonizzato questi miei, i miei chakra e che ho arricchito tutta la mia, la mia sfera. Io posso anche fare dei trattamenti energetici a delle persone. Posso avvicinarmi a una persona e tenendo le mie mani a una certa distanza dal corpo di questa persona, posso visualizzare che dalle mie mani esce un raggio di luce che può aiutare questa persona a stare meglio. Oppure in questo stato qua io posso mettermi a fare reiki. A una persona e la persona sentirà veramente un grande beneficio e una grande armonizzazione. E posso dopo continuare a cercare di passare, vivere la mia giornata e muovermi con la consapevolezza di mantenere questa sfera energetica attorno a me. Questo è quello che volevo condividere con voi questa sera. Se avete domande, se avete condivisioni, potete farlo. Potete ovviamente riascoltare questo lavoro che abbiamo fatto. Lo potrete sempre riascoltare sulla registrazione di, di YouTube. E con l'occasione uh, per quelli che sono nuovi, uh, io ho fatto una serata. Uh, ho, ho registrato uh, la, il, un rilassamento guidato. Nel rilassamento guidato uh, ci sono uh, vari allusioni e richiami a quello che abbiamo fatto. Quindi. Quando voi vi mettete a fare uh, questo rilassamento guidato potrete percepire proprio che entrate in questo spazio, in questa dimensione. Allora, c'è una, una domanda? Mm -hmm. Ci sono delle rappresentazioni dove, del corpo umano dove sono rappresentati tutti i chakra? Uh, grazie, grazie per i vostri ringraziamenti. Allora, la domanda è... Uh, esistono delle rappresentazioni del corpo umano dove vengono rappresentati tutti i chakra? Ma tutti i chakra non, non lo so, uh, tutti, perché non so quanti ce ne sono, perché ognuno dice la sua. Ma, se andate su Google e uh, andate con immagini e cercate chakra, uh, magari se mettete tutti i chakra, è molto probabile che troverete una rappresentazione del corpo umano dove ci sono anche uh, degli altri chakra. Eh? E sicuramente trovate, ovviamente, tante rappresentazioni del corpo umano con i sette chakra principali. E uh, se andate su YouTube avete anche dei maestri indiani che parlano uh, dei sette corpi, dei sette chakra, eccetera. E potete sbizzarrirvi a, a, a ascoltare questo e arricchirvi con tutte queste, queste nozioni. E, e quindi uh, sì, insomma. sicuramente trovate una mappa di, di, queste, di questo grazie Marina grazie per il commento prima serata che faccio con voi fantastica grazie non sono tutte così sono diverse l'una dall'altra trovi tutte le registrazioni su, su youtube e quindi uh, andate e uh, su YouTube c'è anche tutto il percorso di spiegazione di, di, delle leggi biologiche attraverso tutte le conferenze del Giovedì, dove con gli esempi ho spiegato un po' tutta, tutte le leggi biologiche, quindi uh, potete anche fare quel percorso lì. Bene, io direi che possiamo quasi chiudere adesso. Mm -hmm. e... E vi ringrazio molto per l'attenzione e cercate di mantenere questo stato questo stato nel quale siete uh, finché andate a dormire cercate di non guardare niente che riguardi la pandemia il covid e tutte queste robe qua rimanete in questo mondo energetico e sicuramente avrete un sonno buono e uh, positivo, Sereno, tranquillo. Buonanotte a tutti. Grazie, Buonanotte. grazie, grazie, Pier. Grazie, grazie, Buonanotte, grazie. Grazie. Buonanotte grazie. grazie, grazie, grazie. Allora, adesso noi vi vediamo parecchi um, e possiamo anche salutarci a vista. Ciao. Ciao, Imma, ciao, Pier ciao 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 a pa, a ciao ciao buonanotte. Buonanotte, è buonanotte, ciao. Buonanotte. ciao ciao ciao, Lella. ciao 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 Ciao, ciao, ciao Francesco, ciao. ciao. Allora, dunque.